cosa. Quindi adesso parte la registrazione. Pietro, tu ti sei collegato dopo e io stavo dicendo ai tuoi compagni che praticamente abbiamo trascurato noi docenti di spiegarvi un pochettino come funziona internet. Questa mattina la lezione la facciamo proprio su internet, su come funziona, d'accordo? Aspetta un attimo. Mi sembra che tu hai del rosso qualche volta, la tua immagine diventa rossa. Diventa rossa? Sì, non ti vedi più e diventa tutto rosso. Forse sarà un problema con la connessione. Non ho, sì, lo sto vedendo, hai ragione. Boh, come mai? Infatti, Non lo so, vediamo un pochettino, sarà forse perché ho... non si vede bene perché Aspettate, subito. aspettate un attimo. Adesso no, ok. Chi è nata lì? Natalie. È Eh? il nome più francese. È la mamma di Cristian. Natalie. Non c'è nessuno. Ah, sì, oh, Cristian, ok, grazie signora. Allora, un attimo soltanto, vediamo, perché adesso non lo sta facendo. Vediamo, forse era il problema che voleva entrare Cristian, e quindi... Allora, voleva... Sì, un attimo, Ginevra, adesso non, avevo chiuso la condivisione, ok? Allora, eccomi qua. La vedete? Questo programma? Queste pagine? Eh? C'è scritto didattica a distanza. Lo so, Ginevra, vabbè, però a noi non ci, l'importante è che mi sentite, ok? Probabilmente entra in conflitto la registrazione con Zoom, per questo mi vedete magari che appaio e scompaio. L'importante è che voi vediate lo schermo che io sto condividendo, lo vedete? Ok? Allora, a noi ci interessa questo e la mia voce. Questo programma si chiama Powtoon, ok? Ed è il programma con cui io di solito vi preparo quei video che voi vedete un poco divertenti, un po' così, delle lezioni. Adesso quello che sto facendo, Pietro, che fai con la mascherina in faccia? Buongiorno. Buongiorno, che succede? Com'è che Pietro ha la mascherina in faccia? Ciao, Cristian! Ah, ciao. Pietro, Sto perché chiudo un hai la mascherina? Non lo tocca. Chiudo un attimo la porta. Ok, chiudi la porta. Ok, allora, oggi parleremo di come funziona in realtà internet, d'accordo? Io ho intitolato questo video, che poi comunque pubblicherò anche solo il video senza la nostra registrazione. Didattica a distanza. Daphne, che c'è? Ovvero nozioni base su internet e netiquette. Netiquette è praticamente il galateo di chi che dovrebbero seguire tutti quelli che si collegano su internet. Ok? Noi cercheremo di farci un nostro galateo, però Pietro, ti dispiace posare quella mascherina? E seguirmi? Pietro, devi seguirci. D'accordo? Allora, voi lo sapete come funziona internet? Avete idea? Conoscete solo... Conoscete solo la parola, è vero? Eh? No? Che cos'è un wifi, Davide? Non ti deve fare suggerire da mamma signora, lo lasci stare da solo. Che
Che cos'è un wifi, Davide? Che cos'è internet? Internet, per usare un eufemismo, è come una grande tela di ragno, ok? È come una rete. Io avevo iniziato a fare qualche cosa, la slide. Vi faccio vedere. Allora, fate attenzione. Queste qua sono le prime slide a cui io poi dovrò dare la voce, ok? Ogni giorno in tutto il mondo milioni di bambini, di uomini, di donne, di vecchi, di anziani si connettono a internet attraverso il computer. Fermiamoci un attimo qui. L'acronimo per connettersi, per entrare in rete, non riesco a bloccarlo. Vediamo. Allora, l'acronimo per connettersi, per entrare in internet, l'indirizzo è www, cioè World Wide Web, che significa rete, tela, è una tela come tela di ragno, è una rete che unisce tutto il mondo, ok? Adesso c'era una slide bianca perché... Oh, che è successo? Aspettate un attimo. Vediamo un attimo che è successo. Ok. Allora, è come una rete. Perché? Perché ci si collega tutti quanti. E quando ci si collega su internet si usa un verbo, si dice navigare, cioè io navigo su internet, come se internet fosse un grande mare, ok? In realtà è un grande mare internet e adesso io voglio un po' costruirle insieme a voi queste slide. Ho una pagina bianca. Devo riempirla facendovi capire come funziona internet, ok? Allora, ho detto io che internet è come una rete, ok? Dove ci si connette tutti quanti. Per farvi capire un poco, aspettate perché l'avevo. Non la trovo più. No. Aspettate, era qui. Questo è il mondo e sono tutti quanti collegati. Per farvi vedere meglio la rete, però devo caricare un'immagine. Così vedete in diretta pure come si lavora su un programma online, ok? Vedete tutte queste persone? Li vedete tutte queste linee? Sì, li vediamo. Queste sono delle linee in un certo senso virtuale, però in realtà esistono, sono delle linee elettriche, ok? Quando io accendo il computer e digito www con un indirizzo, io entro in una pagina, entro in diciamo come se entrassi in casa di qualcuno, mi collego con tantissime altre persone. In questo momento io con chi sono collegata? Sono collegata con tutti quanti voi. Immaginate che questa rossa sia io, ok? E tutti questi piccolini intorno a me siete voi. Siamo tutti quanti collegati attraverso dei fili invisibili. Dei fili diciamo elettrici, ma non solo elettrici,
sono delle onde, ok? Attraverso a questa grande ingegneria delle telecomunicazioni dovuta all'intelligenza dell'uomo, noi riusciamo a comunicare ognuno da casa nostra senza muoverci, senza spostarci, così belli tranquillamente, ognuno seduto a fare quello che vuole, ok? Senza bisogno di uscire di casa, prendere la macchina, il pullman, stressarsi in mezzo al traffico, ci si incontra così. Allora, questa si chiama rete, che è come la rete della tela del ragno, d'accordo? Però io ho detto che noi, quando ci colleghiamo, diciamo che navighiamo su internet, perché realmente internet è come un mare. Aspettate, devo avere... Trovo l'immagine. Il mare? No, non è questa quella che volevo fare vedere prima, aspettate. Yes. Che è un'oia? Un'oasi. No, non è un'oasi, c'era una, dovevo avere un'altra figura, la dovevo collegare. Giusto, perché voglio che voi prendiate coscienza, realmente tocchiate con mano, un attimo solo. Ah, si apre la porta, c'è troppa corrente. Allora, ecco qua. Allora, no, Rosario, non è che si può chiudere in qualche maniera? Allora, immaginate di essere in un mare, ok? Un mare molto grande e profondo. Questo è internet e voi su questo mare grande e profondo navigate, ok? Voi in questo mare grande e profondo navigate. E navigate in superficie perché magari, perché siete piccoli, comunque non potete entrare dentro al sistema di internet, come funziona, ok? Voi siete qui. In questo mare dove voi navigate ci sono tantissimi pesci. È gigante, lo rimpiccioliamo. Ok? Sì, andare messo sott'acqua. Deve andare messo sott'acqua. L'ho messo sott'acqua, ora lo metto sott'acqua, aspetta. Ah! No! No, è vero! Ma cosa ho fatto? Ma che cosa ho fatto? E no, il problema è che va troppo lento perché sta registrando e allora come se si inceppasse. Va bene qui, se no. Dove la mettiamo? Qua? Sì, là. Ok. Questo è un pesciolino dentro al mare. È un pesciolino. Mettiamoci anche uno squalo. Ci sta, infatti, Sofia. Bravissima, mi hai anticipato nella spiegazione. Però poi ci mangia tutti. Mettiamo un po' tutti i pesci che ci sono. Tutti, cerchiamo di metterli un po'. Ma non lo portare a tutti, credo che andrebbe bene. Il primo è minuscolo. Lo vogliamo fare ingrandire? Sì, la va bene così? Sì, va bene. Ti va bene, se no è troppo grande.
Mettiamolo girato. Ok? Mettiamo qualcun altro? Mettiamo un pesce palla? No, troppo grande. Pesce palla è un pesce palo. Daphne, dimmi. Lo squalo. Allora, lo squalo. Allora, ascoltatemi un attimo. Quindi, noi navighiamo belli tranquilli nella nostra barchetta su internet, questo mare che si chiama mare internet, ok? E mentre navighiamo su questa barchetta, intorno a noi, sotto di noi, ci stanno tanti pesci che si muovono. Ognuno... Ma poi arriva uno squalo allora! Ognuno di noi praticamente entra in contatto magari con tutti questi pesci, perché se poi ci immergiamo li vediamo tutti quanti questi pesci. Però in mezzo a tutti questi pesci che cosa c'è? Uno squalo! Ci stanno anche gli squali. E gli squali secondo voi sono dei bei pesci, dei bravi pesci? No! O sono dei pesci... Pure la bocca aperta, pura. Sono dei pesci pericolosi. Che può confittare chi ci mangia. Che ci possono mangiare, è vero? Ma noi pesci ci possono mangiare perché sono più piccoli di noi, ma gli squali ci possono mangiare. Esatto, Ginevra. Allora, quando noi navighiamo su internet, si può avvelenare. Quando noi navighiamo su internet dobbiamo fare attenzione, dobbiamo sapere che comunque possiamo incontrare uno squalo, ok? Che ci può mangiare. Per cui, arrivato a un certo punto, che cosa può succedere? Che se non ci mangia uno squalo, noi possiamo finire anche catturati. Tutti quanti noi, insieme agli altri pesci, squalo compreso, possiamo finire catturati. È un rischio. Se ti mangiano gli squali, facciamo come nel film di Pinocchio. È vero, finiamo nella pancia di Pinocchio, ma lì Pinocchio non era stato mangiato da uno squalo, ma da una balena. Balena, le balene mangiano le persone. Esatto, lo squalo è differente. Allora, questo che cosa significa? Che camminare, navigare su internet contiene dei rischi, dei pericoli a cui ci dobbiamo essere preparati. Voi che siete piccoli, in realtà non dovreste mai stare da soli davanti a un computer, su internet o su un telefonino, ok? Perché per tanti squali, per tanti pescatori, voi potete diventare dei pesci. Potete diventare dei pesci e non dei pesci carota che il pescatore gli prende e dice ma io no, ma a me non piacciono le carote e vi ributtano, ma dei pesci che possono essere pescati e mangiati
ed essere... Quindi potremmo venire mangiati. Esatto, no. abboccare all'amo di qualche pescatore. Io non lo farò mai. Neanch'io. Sono sicura. Io sono a pescare, ma se ci vincerò un pesce io starò in mezzo al mare. Se diventerai un pesce tu starai in mezzo al mare? Ma io non voglio morire in mare, secondo me. Allora... Allora bisogna fare molta attenzione, ok? Bisogna fare molta attenzione quando si sta su internet. Io non so nemmeno nuotare senza nulla. Non sai nuotare, non c'è pericolo. Beh, però su internet questo è il problema, che puoi navigare sulla barca senza saper nuotare, Daphne. Ecco perché stiamo facendo questa lezione. Perché tu devi imparare a nuotare nel mare di internet, d'accordo? Io ogni volta che vado a mare, quando entro in acqua e voglio andare senza braccioli, chiamo papà perché sennò non ci vado. Bravissima Ginevra, e la stessa cosa è quando devi andare su internet, comunque dovete chiamare i genitori. Guardate un po' come cosa... Ah, si vanno anche con il navigatore. No, papà viene quando ci sono le ferie, quindi devo aspettare per andare in acqua senza braccioli. Ma perché? Mamma non c'è con te? No, perché sono tutte e due. Guardate che succede. Avete visto che cosa è successo? Mancano le parole. Allora, cosa dovete fare quando accendete il computer e andate su internet? Dovete farlo da soli? Dovete farvi aiutare. Dovete andare un poco come quando da piccolini uno accendeva la televisione e vi metteva i programmi per bambini e non quelli per gli adulti, è vero? Quando c'è un film che fa paura, no, vai a letto, questo film non lo puoi vedere, è vero? La stessa cosa accade quando noi andiamo su internet. Poi, però, questo è chiaro, questo concetto, quindi, che su internet ci sono, possono essere tanti pericoli? Sì. Mm? Per grandi e per piccoli, perché poi i pericoli realmente sono grandi, poi più grandi si fa, poi diventano anche più seri, perché addirittura c'è gente pure che truffa e vi svuota il conto bancario, il conto dei soldi dalla posta, ve li toglie. Quindi bisogna fare molta, molta attenzione quando si usa il computer, che non è una semplice macchina così come la vediamo noi, ok? Ma dietro quella macchina ci sono persone che lavorano. Noi? Che bello! Allora, guardate un po' qui. Esempio, questo qua è il computer che ho io, lo vedete? Questo qui sopra, in alto, dove c'è la... Questo? Sì, è proprio quello che hai tu. Proprio quello. Sì, esatto. Questo ce l'avevo anch'io a casa, però adesso stanno facendo i lavori, quindi non lo puoi usare. Okay. Usando quell'altro. Mm. Poi ci sta questo, il notebook, il portatile, che molti di voi usate, vero? Chi usa, c'è il tablet, c'è il telefonino, ognuno di questi, vedete che c'è questo filo? È collegato... Che si collega direttamente alla nuvola. Esatto. Ma secondo voi questo viaggiare, perché comunque noi viaggiamo su internet, no? Sì. Viaggiamo gratis, senza pagare il biglietto? No. Eh? Si paga. Si paga il biglietto.
E diciamo che quanto più piccolo è il mezzo che noi usiamo per connetterci, tanto più aumenta il costo del viaggio. Quindi stare troppo collegati al computer, consumare la benzina, diciamo, per avere un'idea di che cosa sto parlando, significa spendere più soldi, no? È come quando si va con la macchina, più guido, più vado lontano, più chilometri faccio, più soldi devo mettere, più di benzina. Allora, anche usare internet occorre che bisogna avere una certa parsimonia, bisogna, diciamo, ottimizzare il tempo della connessione. Come si ottimizza il tempo della connessione? E qui adesso entro in gioco poi tutto il lavoro che io stavo facendo. Voi che vi connettete giornalmente con la DAD, come potete ottimizzare il tempo per fare in modo che nel minor tempo possibile, spendendo di meno, io possa avere una lezione che mi faccia capire bene quello che sto facendo? Se mi metto a giocare come ogni tanto fa Christian, che adesso non vedo, vedo solo la testa, ad esempio. Christian, abbassa lo schermo. Pietro, idem. Davide, i maschietti, abbassate lo schermo, fatevi vedere in faccia. Pietro. Allora, perdere tempo, no? A dire, abbassa lo schermo, non giocare, non spegnere lo schermo, fatti vedere in faccia. E a parte che è il tempo che si perde, ma è anche benzina che si spreca senza aver fatto niente di utile. È come girare intorno al palazzo perché tanto non c'ho niente da fare. Mi metto in macchina e giro intorno al palazzo, consumo la benzina, che cosa ne ho ottenuto di buono? Niente. Niente. Ho guadagnato qualcosa, Christian, a girare così inutilmente intorno al palazzo? No, hai speso solo i soldi. Ho speso soldi e tempo. Io ho perso tempo che avrei potuto impiegare facendo qualche altra cosa di molto più interessante, no? Magari stare a casa a leggere un libro. Ci avrebbe guadagnato la mia mente e le mie tasche. È vero o non è vero? Sì, vero. Vero. Quindi ogni minima cosa che noi facciamo abitualmente in classe, vabbè, vi alzate, ed è giusto che vi alzate, che vi muoviate, perché comunque dobbiamo pure sgranchirci le gambe, no? Però contemporaneamente online questo non lo possiamo fare perché dobbiamo ottimizzare il tempo. Per ottimizzare il tempo, che cosa dovremmo fare? Io ho pensato a una serie di suggerimenti. Io ho pensato a una serie di suggerimenti e di consigli. Ho messo dentro le slide, così come ho fatto adesso, tutta una serie di immagini. Ve li faccio vedere senza il parlato, perché poi lo farò il parlato. E poi lo commetteremo insieme, ok? Chi è che sta giocando con lo sfondo? No, io lo sto togliendo. Ginevra, perché? Ok, allora, era quello che dicevo io, Ginevra, di non perdere tempo. Allora, iniziamo da capo. Guardate, osservate attentamente, ok? E poi intervenite. Pietro, osserva. Thank you.
Ok, il video finisce qui. Qualcuno ha qualcosa da dire? Chi vuole intervenire? Bisogna comportarsi bene. Prima cosa bisogna fare? Io ho parlato di ottimizzare il tempo, è vero? Cioè, come si ottimizza il tempo? Non bisogna fare niente. No, non solo quello, Domenico. Tornando indietro, come si ottimizza il tempo? Facendo tutto prima del collegamento. Alzarsi in tempo come se si andasse tranquillamente a scuola, è vero? Sì. Poi fare colazione. Fare un'abbondante colazione, non presentarsi durante il meeting mangiando o col cibo ancora in mano. Anche perché non è carino nei confronti dei compagni che si sono alzati prima e che hanno fatto colazione. Quindi bisogna a maggior ragione rispettare gli altri. Ah, aspettate, c'è stato un errore? Va bene. Allora, però dopo la colazione bisogna lavarsi. Esatto. Perché se no i denti rimangono anche sporchi. Esatto. Poi, una volta che abbiamo fatto colazione, ci siamo lavati i denti e tutto, cosa dobbiamo fare? Preparare lo zaino. In questo caso è uno zaino virtuale, per modo di dire. È come quando si va a scuola, ci si prepara lo zaino, allora dobbiamo avere l'accortezza. Devo ancora fare il refresh perché si è persa la connessione. Dobbiamo avere l'accortezza di mettere tutti i libri dove? Libri, quaderni, penne, tutto quello che ci serve. Dove deve stare? Nella scrivania. Come ha detto Davide, vicino al computer, vero Davide? Sì. No, maestra, aspetta, devo andare a prendere la penna. Maestra, aspetta, devo andare a prendere il quaderno. Se voi sapete che oggi si fa italiano, allora vi dovete mettere vicini tutti i libri di italiano con quaderni, penne, gomme e matite. Ok? Perché? Perché a me i libri che non servono li mettono nella libreria, quindi... Esatto. Intanto che voi preparate tutto, la maestra da parte sua comunque ha già tutto quanto pronto sulla scrivania, pronta ad accogliervi come quando siamo a scuola. Quando la mattina arrivate a scuola, vi ricordate che cosa ho sulla cattedra io? Vediamo un po' cosa siete grandi osservatori. Quaderni. C'ho il computer, il registro, è vero? Il registro, i libri che non servono. Esatto. Allora, per ottimizzare il tempo
dobbiamo avere tutto subito a portata di mano, ok? Poi, una volta che ci siamo connessi e inizia la lezione, come dobbiamo stare? Seduti ad ascoltare e poi anche a studiare. Ma soprattutto seduti composti, perché? Perché poi altrimenti vi succede quello che è successo alla maestra Angela, è vero? Mal di braccio, mal di collo, mal di schiena. E cominciamo a inguaiare la nostra schiena, ok? Quindi bisogna sempre stare composti. Pietro, smettila. Che cosa non dobbiamo fare allora? Cosa non dobbiamo fare? Non mangiare, non dormire. Non dobbiamo svegliarsi, non dobbiamo dormire. Non dobbiamo giocare o arrabbiarci. Non dobbiamo parlare sul telefono. Cristian, non vedo la faccia. Non dobbiamo parlare continuamente coprendo la voce degli altri. Ok? Bisogna comunque alzare la mano. Voi avete le reazioni nella cam, è vero? Che accendete con la manina, mi date l'ok? E allora si alza la mano e si parla, perché se parlate tutti insieme non si capisce niente. Quindi, come si sta? Cosa bisogna fare? Bisogna avere rispetto, educazione e attenzione. Evitare inutile perdite di tempo, prenotarsi per parlare. Tutti avete gli stessi diritti. Chiaro? Sì. Ok, possiamo interrompere qui la registrazione, ora riflettiamo tra di noi.